Oggi ho preparato per voi la coppa caffè e Nutella. È una coppa che si realizza con il caffè, la Nutella e l'aggiunta di panna montata. Potete poi decorarla come volete e gustarla per un'ottima merenda. Seguite il video e scoprite la preparazione e gli ingredienti che ho utilizzato per realizzarla. Ecco gli ingredienti per preparare la nostra coppa caffè e Nutella. Ci vogliono 250 ml di panna fresca liquida da montare, 2 tazzine di caffè, 15 g di zucchero a velo, 80 g di formaggio fresco spalmabile e 4 cucchiai di Nutella. La prima cosa che facciamo è andare a montare la panna. Per montare la panna inseriamo all'interno del nostro boccale la farfalla. Versiamo la panna che deve essere bella fredda di frigo, assolutamente. Se potete, potete anche mettere direttamente il boccale in frigo affinché sia più freddo. Il freddo infatti aiuta la panna a montare meglio. Dopo averla messa nel boccale, impostiamo 4 minuti a velocità 4. Quindi impostiamo la velocità 4, 4 minuti e togliamo il misurino per poter far incorporare l'aria. Far sì che la panna monti meglio. Do il via. La cosa importante è verificare sempre, controllando dal foro, quando la panna inizia a montare. In quel momento dovete spegnere il connect, altrimenti la panna rischia di rovinarsi. Panna è montata, vi faccio vedere. Guardate, montata alla perfezione. Adesso la vado a mettere in una ciotola. Ecco la panna, l'ho tolta dal boccale. Adesso vado a sciacquare il boccale e procedo alla preparazione della seconda crema. Quindi, dopo aver sciacquato il boccale e anche la farfalla, la riposiziono all'interno e vado a mettere il formaggio e lo zucchero a velo. Formaggio, zucchero a velo. E vado ad impostare 15 secondi a velocità 3. Aggiungo caffè e Nutella. Imposto sempre 15 secondi a velocità 3. Adesso unisco questo composto alla panna mescolando dal basso verso l'alto per non farlo smontare. Levo prima la farfalla. Quando avrò inglobato tutto il composto all'interno della panna, vado a mettere in frigo per circa mezz'ora, dopodiché posso procedere a gustare la mia coppa. Io adesso finisco di inglobare il composto alla panna, posiziono in frigo e vi faccio vedere il risultato finale. Ho terminato di inglobare tutto quello che avevo nel boccale, metto in frigo e ci vediamo tra mezz'ora. Ecco pronta la nostra coppa caffè e Nutella. Io l'ho decorata con delle codette e con un topping al caramello. E potete gustarla però anche con aggiunta di panna montata, ancora più buona. E
spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video, vi invito a seguirmi sul sito www.messierricette.it, ad iscrivervi al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect e Plus Italia e a seguirmi sempre su questo canale In Cucina con Messier, dove trovate queste ed altre ricette. Buona cucina per tutti!